Oggi siamo sul circuito dell'Isam per provare la Saxo di Danilo, che sta andando molto forte nel time attack. Danilo, ci parli delle modifiche un attimo? Certo Marco, andiamo. Io sono Danilo Antonelli, corro nel Time Attack Italian Series con una Saxo VTS. E il Time Attack è una disciplina che sta prendendo piede in Italia da un paio d'anni, perfezionandosi anno dopo anno e raggiungendo anno dopo anno livelli sempre più alti. Si svolge in una singola giornata con turni di prove, qualifiche, prove di nuovo e poi nella seconda metà della giornata c'è il Super Lap. Si concentra tutto un weekend in questi 3 o 5 giri, dipende dal circuito, in cui ognuno di noi deve dare il massimo, riuscire a segnare il miglior tempo possibile e non farsi prendere da nervosismo, traffico, sorpassi e riuscire a restare concentrato sull'obiettivo e portare magari a casa il premio di categoria. La macchina è un 1616 valvole, il telaio è stato preso un 1100, totalmente ricostruito da zero dopo l'incidente dell'anno scorso. Il motore è quello dell'anno scorso, quindi è un 1616 preparato con testa C2, scarico da 60, aspirazione cap, punterie meccaniche e cams. Eroga all'incirca 160 cavalli e ha un range di utilizzo che va dai 6.000 giri ai 7.5, è un motore che tira molto in alto e solo in alto. È stato ovviamente aggiornato tutto quello che serve per andare forte in una pista, dall'assetto rivisto totalmente e personalizzato nelle tarature in estensione e compressione, agli angoli, ai trapezi tubolari per la regolazione dell'incidenza. Equipaggiamento di sicurezza quest'anno è stato un must, roll bar ovviamente, sedili e cinte. E l'assetto è un Bilstein Cup da 40 con tarature riviste. Abbiamo un 140 Nm in estensione e 110 in compressione con una molla da 550 libbre, sono altri 100 Nm. E attualmente è configurata con 3 gradi e mezzo di camber e penso che rimarrà così per la prossima tappa di Misano. E mentre i freni abbiamo dischi scomponibili con campane Nergal da 283 con pinze Tarox 6 pompanti, tubo in treccia, ripartitore di frenata interno, tubo che va diretto alle pinze posteriori dopo la ripartizione e non c'è più ABS. L'auto monta semi-slick Yokohama 048, in questo caso nella misura 205-50-15. Questa che monta oggi è una mescola S. Normalmente portiamo al time attack un bimescola in base alle situazioni, una M per giornate calde, una S per pioggia e super lap. Ok, adesso siamo in postazione pesatura, abbiamo pesato la vettura con le bilance sui due assi. Il valore che leggiamo è 819 kg. Che ne pensi, Danilo? Vabbè, ma si può fare di meglio, Marco. Sicuramente possiamo reggere di più. Togliamo il roll bar. Togliamo la macchina. Seghiamo qualche pezzo. Sì, a metà. Va bene, perfetto. Rilevamenti cronometrici. Allora, pronti per lo 0-100? Facciamo salire di giri il motore. Ah, 140, 11 e 7, 0, 100, 6 e 5, 0, 100 metri, 6.1 secondi a 98 e 2, 0, 200 metri, 9.3 secondi a 128, 0, 400 metri, 14 e 4 a 156.2. Allora,
momento motori 820.000, 570 cavalli, si vola veramente. Eccoci, allora, prova terminata, questa vettura ci ha soddisfatto molto, è veramente un pronto pista. Le impressioni di guida e tutte le modifiche nel dettaglio le potete trovare sulla rivista Elaborare. Vi invito a seguirci anche sui nostri canali social, Facebook e YouTube, e mettete anche un mi piace. Vi ricordo anche il nostro motto, corri in pista e non sulla strada. Ci vediamo in edicola. Ciao!